Vediamo in questo video 5 qualità che gli uomini vogliono davvero nelle donne, ma mai ammesse. Allora, prima di affrontare il tema, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Taramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. E veniamo al tema, veniamo a 5 qualità che le donne vogliono davvero negli uomini, ma mai ammesse. Allora, ci sono delle qualità che le donne, che gli uomini vogliono davvero nelle donne, 5 qualità che gli uomini vogliono davvero nelle donne, ma mai ammesse. Ci sono 5 qualità che gli uomini vanno alla ricerca in una donna ed è fondamentale questo. Devi imparare a sviluppare queste qualità. Gli uomini non ammetteranno mai, ad esempio, che io quando parlo di uomini di valore, uomini di alto valore, non ti parlo del catramista che può prendersi chiunque, ma un uomo di elevato valore, come qualità in una donna va alla ricerca della dolcezza, della femminilità, della dolcezza. Vediamone una alla volta. Dolcezza significa essere una donna accogliente, essere una donna che smussa, che non ha un carattere spigoloso, perché le donne con caratteri spigolosi, le donne con anche nel viso, tra l'altro, se tu hai un viso sempre imbronciato, hai un viso spigoloso, dovresti cercare, e poi magari col make-up, eccetera, ma anche proprio con il sorriso, avere un viso dolce, perché la dolcezza è un tratto che attira davvero tantissimo gli uomini, questo te lo posso garantire. Quindi, poi la maggior parte, poi è ovvio che nel mondo c'è spazio per tutti, però in linea di principio una donna dolce è fondamentale per un uomo si coinvolge molto. Un'altra caratteristica mai ammessa dagli uomini, ma che piace veramente molto, è una donna che possa essere, possiamo dire, affettuosa. L'affetto, tra l'altro, le coccole, una donna coccolosa nei momenti giusti, è una donna che sa far innamorare un uomo, è una donna che sa coinvolgere un uomo. È una donna che sa ottenere dei risultati molto importanti. Quindi, se vuoi far innamorare un uomo, se vuoi coinvolgere un uomo, se vuoi far sì che un uomo possa veramente innamorarsi di te, esprimi anche affettività. L'affetto è veramente un qualcosa di estremamente importante. L'affetto è un qualcosa che è estremamente gratificante e quindi ti suggerisco di imparare a svilupparlo, realmente, imparare ad avere realmente affetto nei confronti di una donna, nei confronti di un uomo. Essere una donna affettuosa è molto importante. E poi una terza qualità che io non trascurerei, che secondo me è fondamentale, essere indipendente. Gli uomini non ammettono che vanno alla ricerca di una donna che è indipendente economicamente, una donna che ha anche successo economico, perché certo è pieno di donne che non sbarcano lunario, che vanno alla ricerca di uomini da cui farsi perlomeno mantenere parzialmente, eccetera. Ma poi se andiamo a vedere, certo, come dire, è quasi come pagare una marchetta alla fine, no? Gli uomini poi vanno alla ricerca di fatto di una donna che abbia un suo, non so che, una capacità di farsi mantenere, una capacità di mantenersi da sola, una capacità di avere successo, una capacità di essere attivamente indipendente. Perché se non sviluppi questo, resti, diciamo, non ti considererà mai una donna con la quale mettere su famiglia. Non lo dicono esplicitamente gli uomini, però posso garantirti che questo è un altro tratto fondamentale che gli uomini vanno a ricercare in una donna. È davvero importante. E un'altra qualità che gli uomini vogliono davvero in una donna, ma non lo ammettono,
è una donna della quale potersi fidare. La fiducia, non una donna sempre disponibile, ma no, una donna che se però loro imparano a farsi guadagnare la fiducia, allora diventa affidabile. Questo è il concetto. Non una che è affidabile a prescindere, che loro possono farsi i cazzi che vogliono, andare con tutte le donne che vogliono, tanto questa è sempre lì a disposizione. No, questo non significa, ma loro vogliono avere la consapevolezza che fin tanto che righeranno, tra virgolette, dritti, fin tanto che si comporteranno nel modo corretto, questa donna gli darà fiducia. Questa donna sarà una donna che non sarà una, come dire, inaffidabile, una traditrice, una mignottona da corsa, perché questa non la vogliono. Quindi è importante che tu colleghi, quando incontri con un uomo, fai percepire che tu sei una donna affidabile se l'uomo è affidabile. Come dire, ti tradisco solo se tu mi tradisci, se scopro che tu mi tradisci ti riempio di corna che neanche te lo puoi immaginare, ma se tu sei fedele, fidati che io sono fedele. Ecco, questo è il messaggio che direttamente o indirettamente dovresti far passare a un uomo. Questo è molto importante, perché se un uomo capisce questo, vuol dire che, diciamo, gli metterai indirettamente anche un vincolo, no? Fidati di me, fin tanto che io posso fidarmi di te. E poi, diciamo, agli uomini piacciono le donne che piacciono. Diciamoci la verità, non la metteranno mai, ma un uomo, diciamo così, piace anche di sapere che ne so, se ti presenta i suoi amici, questi rosicano un pochettino, dico: guarda che bella donna che ha quella, sto fortunato, cavolo, guarda io che c'ho ficone, che c'ho magari nei confronti della moglie, oppure, come dire, che puttanone che c'ho io, e guarda, colui invece è una donna raffinata, elegante, sensuale, seducente, realizzata, anche fedele. Insomma, tutte queste cose fa rosicare, tra virgolette, un po' gli amici, perché gli uomini hanno un po' questo piacere del viversi la competizione con altri uomini. Ecco, quindi queste sono tutte caratteristiche, sono cinque qualità che gli uomini vogliono davvero in una donna, ma non lo ammetteranno mai, non lo diranno mai. Eppure, ci sono, eppure è così. Bene, bene, bene. Mi raccomando, quindi cerca di spingere su queste qualità perché sono importanti. E per questo video è tutto, mi raccomando, fai donazioni al canale. Se ti va di farle, anche sotto il video, se il video ti è piaciuto, se lo ritieni utile, fai donazioni. Poi iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei miei video. Seguimi su Instagram, Massimo Teramasco Ufficiale, su TikTok. E bene, bene.